Il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone presenta La Sindone da ascoltare. Antologia parlata di testi di argomento sindonico. Speciale La Sindone a teatro. Nel 2014, presso il Teatro Carignano di Torino, si tenne uno speciale appuntamento. La Sindone si racconta, il cammino del Sacro Lino attraverso i secoli. Una serie di letture di documenti storici guidata da Gianmaria Zaccone, direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone. Con le voci di Roberta Lanave e Alessandro Marini del Teatro Stabile di Torino, riproponiamo, divisa in 6 episodi, quella straordinaria serata, ripercorrendo insieme alcune tappe della storia della Sindone attraverso il racconto di protagonisti e testimoni. In questo episodio, Yves Delage e il vero spirito scientifico. Ultima lettura, e questo è una conseguenza diretta di quanto abbiamo visto essere avvenuto prima. Secondo Pia scopre la caratteristica di negativo fotografico dell'immagine sulla Sindone. A questo punto il fatto di questa caratteristica impensata dell'immagine sulla Sindone scuote anche il mondo scientifico, che fino ad allora si era totalmente ovviamente disinteressato della questione Sindone, che era lasciata ad una questione di carattere, pietà, devozione e comunque al limite di interventi di carattere storico, teologico, anche dibattuta la questione. Perché, primo, se storicamente sembrava potersi in qualche modo dire che, non essendoci notizie prima del 300, la Sindone fosse un oggetto medievale, chi, si interrogarono gli scienziati, chi poteva pensare nel Medioevo di dipingere qualcosa con una tecnica, il negativo, che è una acquisizione della tecnica ma anche della scienza ottocentesca? Questa fu una prima domanda che si posero, e poi la seconda fu anche una domanda di carattere scientifico. In quel momento si conosceva il procedimento fotografico, si sapeva come avveniva, però c'era un grosso interesse per capire le reazioni fisico-chimiche che sottostavano al procedimento fotografico e se queste fossero replicabili anche su altri materiali e con altre modalità. Quindi il fatto che un corpo avesse potuto lasciare un'impronta su un tessuto interessò tantissimo. E non è un caso che il primo che se ne interessò non fu un religioso, non fu un cattolico, non fu un credente, ma fu uno scienziato positivista dichiarato, agnostico egualmente dichiarato, Yves Delage, personalità di un certo rilievo nella Francia di fine Ottocento, siamo in un periodo di pieno positivismo, di scientismo, il quale con i suoi ricercatori, dico, tra cui c'era Paul Vignon, che invece era cattolico e che fu l'iniziatore degli studi sulla Sindone, Colson, il capitano Colson, che studiava le reazioni fisico-chimiche su lastre, su cose di questo genere, decise il Delage di occuparsi della Sindone. Arrivò a delle conclusioni per le quali, secondo lui, non c'era altra soluzione che si trattasse veramente dell'impronta lasciata da un corpo umano. Ebbe un ardire che fu quello di portare questa ricerca all'Accademia delle Scienze di Francia. Siamo agli inizi del Novecento. Portò le fotografie di Pia, che si era fatto mandare, fece un'introduzione, l'intervento del sollievo Vignon, che poi entrò nel termine scientifico dicendo delle cose molto, molto particolari. Alla fine
visto il grande successo che ebbe, ed è testimoniato da lettere che io ho visto, che sono nel nostro archivio, la gente cominciò, gli scienziati presenti cominciarono a interrogare e a margine della cosa gli chiesero anche chi era quella persona a quel punto, e lui non ebbe difficoltà a dire che secondo lui si trattava di Gesù Cristo. Subito ebbe successo. Quando però si chiusero le porte, Delisle, che era il segretario all'epoca, Leopold Delisle, si cominciò a interrogare, dice: ma ci rendiamo conto che abbiamo parlato di Gesù Cristo sotto la cupola degli immortali in una riunione di carattere scientifico? Se ne rese ben conto, tant'è che vietò la pubblicazione di questa seduta, la relazione di Vignon e di Delage, negli atti dell'Accademia, dove uscirono soltanto una mezza paginetta di un vago discorso sulla capacità di imprimere tessuti. Yves Delage, che era persona retta e anche con una sua giusta permalosità scientifica, non se ne ebbe bene di questa cosa. Prese la sua relazione, l'aggiustò dicendo le ragioni per cui, e anche questa parte finale di cui lui aveva parlato, ma fuori del contesto scientifico, e la fece pubblicare dal suo amico Charles Riquet su una rivista importante, la Revue Scientifique. Ne abbiamo un testo assolutamente straordinario, di una limpidezza e di una lucidità veramente cristallina, nel quale da parte sua, da parte di un agnostico, si dichiara qual è il rapporto tra scienza, ricerca scientifica e fede, la differenza tra i due piani. Io dico sempre che a fianco di questo dobbiamo mettere poi l'intervento che farà Giovanni Paolo II nel 1998, che in qualche modo riassume le conclusioni a cui era arrivato con dovizia di particolari e di argomentazioni Yves Delage e gli aggiunge la parte del credente, quando dice: sindone provocazione all'intelligenza, sindone specchio del Vangelo. Qui siamo nel campo della provocazione all'intelligenza. Vi prego di ascoltare bene, di centellinare le parole di quest'uomo, perché veramente è un manifesto ancora oggi valido del rapporto tra la ricerca scientifica e il piano della fede, che purtroppo molto molto spesso oggi viene confuso, viene travalicato questo limite, questo rapporto, e con conseguenze veramente deleterie. Ascoltiamo Yves Delage. Riconosco volentieri che nessuno degli argomenti portati riveste il carattere della dimostrazione irrefutabile, sia nel sostenere che l'immagine non può essere opera di un falsario, sia nel sostenere come essa abbia potuto formarsi, sia soprattutto nel sostenere l'identificazione del personaggio. Ma si dovrà convenire che nel loro insieme esse costituiscono un fascio imponente di probabilità, alcune delle quali sono abbastanza prossime ad essere delle prove, sostenute da esperimenti positivi e da una critica serrata. Certo, non è scientifico scrollare le spalle e dire, presentarsi dal discutere, che si tratta di ipotesi gratuite. Sono invece ipotesi corroborate nella misura in cui potevano esserlo. Abbiamo fornito ragioni che almeno sono inizio di prove. Tocca agli avversari confutarle. E se non sono state accolte da alcune persone come lo meritavano, è stato unicamente perché si è innestato indebitamente su questo argomento scientifico un contenuto religioso, che ha scaldato le passioni ed ha falsato il diritto della ragione. Se invece del Cristo si fosse trattato di un Sargon, di un Achillo, di un qualunque faraone, nessuno avrebbe trovato da ridire. Rifiutando di inserire la mia comunicazione agli atti, ci si è scordati che in essi sono inserite cose lontane dall'essere ipotetiche, teorie, e potrei citarle, non sostenute da alcuna esperienza, e parecchie cose che poggiano su argomenti abbastanza fragili a confronto degli argomenti portati da noi. Ma in quei casi non si tratta di argomenti che toccano problemi religiosi. Sta tutta qui la differenza. In tutto l'argomento sul lenzuolo non c'è nulla che sia dimostrato come una verità matematica o come una cosa esaminata. C'è invece un insieme di considerazioni pro e contro, sulle quali si ha il diritto di fare delle scelte. E tutto sommato io sono convinto che l'immagine del lenzuolo non è una pittura, opera di un falsario, non è un'impronta,
ma è una riproduzione naturale del cadavere avvoltovi, attraverso un fenomeno fisico-chimico simile nelle sue linee generali, se non identico in ogni punto, al fenomeno evidenziato dal signor Vignon. Può esserci stato l'intervento di un falsario, non per fare l'immagine, ma solo per ritoccare in un'epoca più o meno recente sia il lenzuolo sia i documenti fotografici? Dentro di me l'uomo risponde di no. Ma lo studioso, che deve mettere da parte le considerazioni di ordine morale, fa le riserve di rito e richiede l'esame del lenzuolo prima di fare delle affermazioni. Quanto ad identificare il personaggio con il Cristo, tutto considerato, io ritengo che vi siano più ragioni per sostenerlo che per rifiutarlo. Fino a prova contraria, io le ritengo fondate. E tuttavia riconosco francamente che siamo davanti ad una questione di apprezzamenti in cui il coefficiente da cui si ricava un valore ai diversi argomenti ha dell'arbitrario e quindi altri possono giudicare diversamente. Purtroppo non riesco ad immaginare in che modo si potrà risolvere il caso in un modo o nell'altro. In ogni caso, ritengo di aver fatto in questa questione solamente opera veramente scientifica e per niente clericale. Chiedo scusa per quest'ultima parola, alla quale non intendo dare il significato offensivo che potrebbe ferire le convinzioni di alcuni, convinzioni che rispetto tanto quanto non le condivido. Sono stato fedele al vero spirito scientifico, trattando questo argomento con la sola preoccupazione della verità, senza preoccuparmi se avessi fatto gli interessi di tale o tal'altra parte religiosa. Hanno tradito il metodo scientifico, invece, quanti si sono lasciati contaminare da queste preoccupazioni. Non ho fatto opera clericale, perché clericalismo e anticlericalismo non hanno nulla a che vedere in questo argomento. Considero il Cristo come un personaggio storico e non riesco a capire il motivo di scandalizzarsi se esiste un documento materiale della sua esistenza storica. Il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone ha presentato La Sindone da ascoltare. Antologia parlata di testi di argomento sindonico.